Amici di Messina Web TV, buon pomeriggio. Sono in collegamento Zoom con uno dei centisti della farina, Riccardo Giacoppo. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Salve a tutti, grazie a voi. Grazie Cristina. Allora, come hai vissuto quest'ultima parte di anno scolastico così particolare? Ecco, che cosa provi per aver conseguito un risultato così eccellente? Sicuramente non me l'aspettavo. In questi ultimi mesi in particolare sono stati duri per tutti, quindi devo dire che essere riusciti ad affrontare un esame, affrontare un anno scolastico fino alla fine, nonostante tutto, è stato davvero un onore per tutti, davvero per tutti noi. Certo, questo risultato in particolare era quello che speravo di ottenere in questi anni, è stata una mia grandissima ambizione e ci sono riuscito, finalmente questo mi rende particolarmente soddisfatto, però devo dire che tutti si sono impegnati. L'idea di dover affrontare la didattica a distanza non è mai stata una preoccupazione per me. Certo, questo virus è arrivato in maniera completamente improvvisa. Per cui questo ha richiesto diverso tempo, diversa pazienza per abituarsi. Però ecco, l'idea di dover continuare le lezioni a distanza, anzi l'ho presa come una cosa positiva perché vuol dire che abbiamo trovato le soluzioni per non fermarci e certamente altrimenti non saremmo arrivati a questo punto. Certo, certamente. Un paio di giorni fa abbiamo letto sul Corriere della Sera di alcune testimonianze di alcuni ragazzi, ecco, centisti come te, però ci dispiace non vedere ragazzi, ecco, appartenenti a quella parte d'Italia, no? Al sud Italia. Non, è come se non fossero stati considerati, ecco, totalmente. Dispiace, no? Certamente, purtroppo il fenomeno della questione meridionale, beh, è inutile dirlo che gira ormai da anni, se non addirittura da secoli, se vogliamo dire così, però questo non significa che deve essere un freno per noi studenti, per noi della nostra generazione. Io credo che dovrebbero essere tenuti in considerazione non soltanto noi che abbiamo preso 100, ma in generale tutti coloro che si sono impegnati, e non soltanto negli studi, ma proprio nella vita, anche nel lavoro. E quindi io sono dell'idea che non ce la dobbiamo neanche prendere più di tanto per questa cosa, perché alla fine dobbiamo pensare a dare il massimo come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto anche quest'anno. E se continuiamo di questo passo, noi della nostra generazione possiamo veramente fare grandi cose. Io sono molto fiducioso. Ora più che mai è il momento di dimostrare che siamo una generazione consapevole e responsabile, e di dimostrarlo non soltanto negli studi, quella è l'ultima cosa, di dimostrarlo proprio nella vita, anche quando si parla di dover lavorare o di doversi approcciare con le persone. Questo rende coesa una società, dal mio punto di vista, e tutto deve partire da noi. Vedo che hai delle idee molto chiare e anche dei progetti. A tal proposito, che cosa pensi? Come ti vedi fra 10 anni? Innanzitutto a partire da ciò che vorrai fare nel tuo prossimo percorso di studi. Ecco, dici un po'. Beh, adesso chiaramente i miei obiettivi non sono finiti, continueranno sempre. E il primo fra tutti in questo momento è quello di accedere alla facoltà di medicina, visto e considerato che comunque l'emergenza di medici dura già da qualche anno, soprattutto qui al sud, nonostante comunque alla fine i migliori elementi si rivelano proprio quelli che vengono da qui, dalle nostre parti. Non soltanto qui in Italia, ma anche all'estero c'è questo fenomeno della fuga di cervelli. E io vorrei che questa cosa, questo fenomeno
fosse evitato, insomma, il mio sogno è quello di poter rimanere qui per lavorare, di aiutare il mio paese, la mia città, il posto a cui sono affezionato. Non mi interessa altro, sostanzialmente. Non voglio lasciare il mio paese, ora come ora. A meno che non fosse strettamente necessario, e vorrei evitarlo. Bene, sono delle parole molto belle, molto toccanti, che credo siano condivise dalla maggior parte dei tuoi coetanei, ma non solo, ecco, anche da chi è anche un po' più grande di te e che vive nella incertezza totale, ecco, dal punto di vista lavorativo. Noi ti auguriamo tutto il meglio e ti ringraziamo ancora per la grande disponibilità che hai dimostrato nei nostri confronti. In bocca al lupo. Per me è un piacere.